Buondì a tutti! In questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica maglia con spolverino abbinato che io ho deciso di chiamare Twin Set Cowboy Girl. Per quanto riguarda il filato, ho utilizzato due filati nuovissimi di due marche diverse. Per fare la maglia ho utilizzato il filato dell'Adrian Fill Linea Memphis, che è questo fantastico gomitolo da 100 grammi 100% cotone che misura 220 metri. Io ho utilizzato il colore 24, che è colore pelle, a cui sono andata ad abbinare il filato della Mistrico Filati, questo nuovissimo filato cowboy, che è perfetto soprattutto per realizzare borse, ma anche per dar vita a questi spolverini dalla rigidità, che restano belli dritti giù, che mi piacciono tantissimo, perché è un filato morbido, però comunque un po' rigido e ha l'effetto vellutato. Qui non si ne vede, ma negli altri colori che vi farò vedere si nota di più. E infatti, altri possibili abbinamenti, scusate, metto un po' qui, che potete fare, passiamo dagli abbinamenti classici. Sono la maglia color azzurro e il vostro spolverino color blu, oppure maglia color nera, spolverino con questo color beige. Un'altra combinazione che voglio mostrarvi e che secondo me è carinissima, perché stacca, però stacca in maniera bella, è questo, dove abbiamo il bordeaux del cowboy e questa sorta di rosa molto acceso, quasi, diciamo anche appunto, io lo chiamo orchidea questo colore, e io trovo che insieme siano perfetti, quindi con questa la maglia, con questo il vostro spolverino. Per quanto riguarda invece i quantitativi, allora parliamo subito che a me questa è una taglia S, ma come potete vedere mi va larga in quanto l'ho fatta sfiancata, quindi con degli aumenti, e ho utilizzato 300 grammi del filato Memphis. Se per entrambe le creazioni, io ho lavorato sempre con un 104,5. Ora, se siete una taglia M, per il filato Memphis ve ne occorrono sempre 300 grammi, perché io dell'ultimo gomitolo ne ho utilizzato poco, mi è servito soltanto per fare le ultime righe. Quindi, se siete una taglia S e avete paura che vi rimane troppo filato, rispetto a me fate le maniche un po' più lunghe, quindi aumentate di 2-3 motivi in modo tale appunto che non vi rimanga filato. Taglia L invece vi occorrono 4 gomitoli. Per quanto riguarda invece il vostro spolverino, io ho utilizzato 3 gomitoli. Taglia M ve ne occorrono 4, taglia L ve ne occorrono 5. Questo per avere lo spolverino bello lungo, se lo volete anche più chiuso. Comunque una taglia M a L e scusatemi, una taglia S, anche in questo caso vi consiglio di andare a prendere 4 gomitoli, perché a me dell'ultimo gomitolo me ne è rimasto poco, quindi se lo volete più chiuso vi conviene andare a prendere, quindi invece che 3, 4 gomitoli. 4 gomitoli vanno comunque bene per una taglia M, 5 gomitoli, 6 gomitoli se dovete comunque stringere, che sia una coprire di più, quindi fare la creazione più grande. Detto ciò, parliamo della maglia. Mi levo un po' così lo spolverino per farvi vedere bene. Come potete vedere, la parte di sopra è lavorata in maniera tale da avere due rettangoli che poi sono andata ad unire insieme, e nella parte sotto ho utilizzato un punto diverso che mi ha permesso di avere gli aumenti laterali. Per quanto riguarda lo spolverino, io sono riuscita a lavorarlo in nero perché ho fatto lo stesso punto sopra, che sono tre giri che si vanno a ripetere, sono semplicissimi. Quindi anche lavorare in nero non mi ha stancato gli occhi. Certo, bisogna sempre lavorarlo la mattina in nero rispetto alla sera, ma vi posso assicurare che essendo tre giri davvero molto semplici, il nero non mi ha stancato. E nel video tutorial non ho dovuto neanche farvi vedere troppo la lavorazione, in quanto il punto l'ho già spiegato per fare la maglia, quindi ho solo dovuto farvi vedere quando sono andata a mettere i marcatori, ma è talmente semplice che il nero non vi darà fastidio. Quindi, due creazioni semplicissime, per creare appunto qualcosa di diverso un po', e appunto poi mi piace il fatto che alle maniche, quando sono andata a cucire, ho creato questo spacco proprio sulla spalla. Però, visto che non è ancora proprio estate, lo spolverino le copre in modo tale che possiamo sfruttare questa combo in piena estate, quando comunque c'è quella umidità. Detto ciò, ho parlato tantissimo, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla. Se è così, poi mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Incinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La libertà di incinettare e spiruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi, come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per
realizzare la nostra maglia io ho deciso di utilizzare il filato dell'Adrian Fill Linea Menfield, che è questo gomitolone da 100 grammi 100% cotone Egitto mercerizzato, quindi è un cotone che, come potete vedere, è mercerizzato, appunto lucente. Il colore che ho scelto io è il 24, questo fantastico rosa pelle, perché lo voglio abbinare al nero, non dell'Adrian Fill. Ho intenzione di farci uno smanicato sopra con un altro filato che mi deve arrivare, e confrontandoli mi sono detta che il nero è perfetto per il tipo di realizzazione finale che ho in mente. Voi l'avrete già vista, io adesso sto iniziando la maglia, quindi non posso farvi vedere ancora l'altro filato che utilizzerò. Comunque, dicevo, il colore che ho deciso di utilizzare è il colore appunto 24. Per creare la nostra maglia andremo a fare due rettangoli, uno per il davanti e uno per il dietro, che servono per le maniche. È una maglia che io voglio utilizzare in estate, quindi non ho bisogno di farle molte lunghe, diciamo che mi devono arrivare al bicipite, metà bicipite, quindi non lunghissima, deve essere tipo quasi una mezza manica, non di più. E vi dirò che io lavorerò con l'uncinetto del 4,5. Ho già montato le catenelle del mio primo rettangolo e ho montato 194 catenelle. Questo mi ha permesso di avere una lunghezza di circa 80 centimetri. Naturalmente, se voi volete fare le maniche più lunghe, dovete mettere più catenelle o meno catenelle. Vi dico che la lavorazione che andremo a fare si ottiene su multiplo di 5 catenelle, quindi più 4, 190 più 4, infatti. E non so ancora se questa sarà la parte avanti, la parte dietro. Sta di fatto che se farò l'altro rettangolo più lungo o più corto, a seconda se questo che sto lavorando diventerà l'avanti o indietro, andrò a togliere o aggiungere due motivi. Quindi toglierò o aggiungerò soltanto 10 catenelle. Quindi se questo rettangolo che sto facendo adesso sarà la parte avanti, in quella dietro andrò a mettere, invece che 194, 184 catenelle. Se invece la voglio fare più grande, andrò a mettere 204 catenelle. Questo vi dirò alla fine quante ho fatto dei due, e quindi quanti due dovete calcolare. Comunque che l'altro rettangolo sarà più piccolo o più grande soltanto di due motivi, questo perché non voglio comunque uno scollo troppo largo. Detto ciò, io qui ho montato appunto un piccolo campioncino per farvi vedere la lavorazione. È molto semplice, in realtà l'abbiamo già utilizzata molto simile per un'altra maglia, però questa volta vi dico già che la lavorazione che faremo per i rettangoli non sarà poi la stessa per la creazione della maglia vera e propria. Sto parlando un casino prima di iniziare, ma voglio essere il più possibile precisa, mettiamola così. Quindi per cui andiamo a fare il nostro primo giro. Allora tolgo un po' i filati così si vede meglio e andiamo a realizzare 2 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. Salto la prima maglia alta e la prima catenella di base e vado nella seconda e vado a fare una maglia alta. Questo è il nostro bordo. Quello che faremo adesso è quello che ripeteremo invece per tutto il giro. Prendo il filo, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta. Scusate, mi devo tirare un po' il filo, ok, perché altrimenti inizio a litigarci. Salto 2 catenelle, ricomincio da capo, entro nella terza e vado a fare una maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta. Ancora, quindi salto 2 catenelle, maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. Bisogna fare questo quindi per tutto il nostro primo giro. E si termina il primo giro saltando 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia alta, entro nell'ultima maglia alta. Io qui devo aver contato male, ah sì, perché ho calcolato, vabbè, comunque il motivo che vi ho fatto, che vi ho detto, è giusto, e vado a fare un'altra maglia alta. Naturalmente se vi trovate con una catenella in più l'andate a sfilare in questa maniera. Ok, ci giriamo e andiamo a fare il nostro secondo giro. O vi alzate con una catenella o rientrate direttamente nella maglia alta e andiamo a fare una maglia bassa.
3 catenelle, 2, 3, vado nell'archetto di una catenella del ventaglio e vado a fare una maglia bassa. E faccio questo per tutto il giro, 3 catenelle, vado nel ventaglio, maglia bassa. 3 catenelle, vado nel ventaglio, maglia bassa. 3 catenelle, vado nel ventaglio, maglia bassa. Bisogna fare questo quindi per tutto il nostro secondo giro. Andiamo a terminare il secondo giro facendo sempre 3 catenelle e questa volta entrando nell'ultima delle nostre maglie alte. Abbiamo terminato il secondo giro. Terzo giro, semplicissimo anche questo. 3 catenelle che sono a sta prima maglia alta, 2 catenelle. Quello che facciamo adesso lo faremo per tutto il giro. Vado nell'archetto di 3 catenelle, realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, archetto successivo, di nuovo maglia bassa. 3 catenelle, archetto successivo, di nuovo maglia bassa. E si fa questo quindi per tutto il giro. Quindi, come potete vedere, veramente semplicissimo. Per concludere il nostro terzo giro si va a fare sempre 3 catenelle, si entra nell'archetto e si fa una maglia bassa. 2 catenelle, prendo il filo, entro dove ho fatto la maglia bassa e vado a fare una maglia alta. Quindi ripeto, questi sono i due giri. Adesso vi faccio rivedere un attimo come rifare il primo giro, dato che abbiamo una base diversa. Io mi giro con la lavorazione e vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, vado nella prima catenella e vado a fare un'altra maglia alta. Prendo il filo, vado nell'archetto nella seconda catenella dell'archetto successivo e vado a fare maglia alta, catenella, rientro maglia alta e ricomincio da capo. Vado nell'archetto successivo, seconda catenella, maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta. Ora io vi consiglio di entrare nella seconda catenella e non nell'archetto in modo da avere la lavorazione più regolare. Vi ricordo quindi che la lavorazione si ottiene su un multiplo di 5 più 4 catenelle. Io ho montato 194 catenelle ottenendo una lunghezza di 80 centimetri una volta fatto il rettangolo, tenete presente che il vostro rettangolo deve essere alto quanto il vostro scalfo, quindi io direi, nel mio caso andrò a fare almeno 14 centimetri e mezzo, 15, e vi dirò naturalmente quante volte ho ripetuto questi giri per poter arrivare a tale altezza. E per una taglia M vi dico già, dovete arrivare almeno a 16-17 centimetri, per una taglia L almeno a 19 centimetri, quindi sempre tipo 2-2 centimetri e mezzo. Poi se avete le spalle ancora più larghe vi consiglio di fare qualche altro giro in più, però arrivate sempre più o meno a questa altezza. Ok, quindi ci vediamo dopo quando avrò fatto anche il secondo pezzo. Un'altra cosa che vi voglio dire è che nel mio pezzo da 194 catenelle di ventagli, quindi senza calcolare questi due, io di ventagli ne ho 38, giusto per farvi capire un po' la lavorazione. Allora, io ho terminato i miei due rettangoli, sono andata a mettere quindi 38 ventagli dietro, compresi le due maglie alte laterali, mentre avanti ne ho aggiunte soltanto due, quindi io ho un totale di 40 ventagli, compresi, come vi ho detto, le due maglie alte iniziali e finali. Ora, per andare a mettere i marcatori, io ho lasciato 11 ventagli liberi comprese le due maglie alte iniziali. Mi raccomando, quando sovrapponete i due rettangoli le catenelle iniziali vanno in alte, e ho messo il marcatore nel dodicesimo ventaglio. Stessa cosa da quest'altra parte, ne ho lasciati 11 liberi e sono andata a mettere il mio marcatore qui. Ora, come vi dicevo all'inizio, io adesso cambierò subito punto, motivo per cui io mi sono fermata con il primo giro, perché io ho ripetuto i miei giri 4 volte, quindi 3 giri 4 volte, e ho ripetuto il primo giro. Quindi taglia MOL, mi raccomando, quando andate a ripetere i motivi fate un motivo in più se siete una taglia M, quindi fate 5 motivi e poi fate il primo giro. Taglia L invece andate a fare 6 giri e poi il primo giro, scusatemi,
6 motivi e poi il primo giro, e naturalmente dovete mettere i marcatori tali da avere l'apertura che vi occorre. A questo punto, come vi ho detto, io vado a cambiare il punto. In realtà, molto semplicemente, io andrò a ripetere sempre lo stesso giro, ossia questo nostro primo giro. Mi aggancio con il filo subito prima di uno dei marcatori, in modo tale da far vedere già come passare dalla parte dietro alla parte avanti. Molto semplicemente io prendo il filo, cioè prendo l'uncinetto, vado sia avanti che dietro, entro avanti e dietro mio marcatore, e in questo punto lo tolgo così si vede meglio, e vado a fare le mie 3 catenelle, che sono la mia prima maglia alta, catenella di separazione, rientro sia avanti che dietro e vado a fare un'altra maglia alta, e poi mi sposto direttamente nella parte dietro della mia lavorazione, andando a fare in ogni archetto maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Se avete bisogno di allargare la lavorazione, potete fare in questa maniera. Vi consiglio di fare solamente una catenella di separazione tra i ventagli, se dovete allargare di parecchio, perché magari avete il seno molto grande. Se invece non avete bisogno di allargare parecchio, allora non fate altro che cambiare uncinetto, passando dal 4,5 al 5, o se state lavorando un filato diverso, basta che prendete un uncinetto di mezza misura più grande. Quindi io adesso continuo a lavorare in questa maniera fino ad arrivare al secondo marcatore e farvi vedere nuovamente come passare dalla parte dietro alla parte avanti. Sono arrivata al mio secondo marcatore, quindi prendo il filo, entro sia avanti che dietro con l'uncinetto, tolgo il marcatore e vado a fare la mia maglia alta. Catenella, prendo il filo, rientro di nuovo avanti e indietro e vado a fare la mia maglia alta, e continuo poi normalmente con la lavorazione, andando a fare sempre una maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta. Bene, naturalmente noi adesso continueremo il giro. Nel giro successivo qui andremo a fare normalmente il nostro ventaglio. Vi ho già detto come fare per aumentare la vostra lavorazione. Io adesso procederò a lavorare in questa maniera, ripetendo quindi sempre questo giro fino alla lunghezza desiderata. Non so ancora se però farò una maglia o un vestito. Nel caso dovessi fare un vestito e volessi fare degli aumenti senza però andare a fare le catenelle di separazione, quindi a rendere la mia lavorazione più larga, vi faccio vedere subito come andare a fare un aumento. Io vi consiglio di farlo sempre nella striscia qui laterale, però ve lo faccio vedere qui giusto per farvi capire come andare a fare un aumento. Andiamo a fare in questa maniera: lateralmente andiamo a fare una maglia alta, catenella, rientriamo maglia alta, catenella, rientriamo maglia alta, e poi procediamo la lavorazione normalmente. Quindi catenella, rientro maglia alta. Quindi al prossimo giro, scusate mi si è un po' incastrato il filo, quando noi andremo a fare il giro superiore, io adesso mi giro solo per farvi vedere, quindi vado a fare sempre la mia maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Qui andrò a fare maglia alta, catenella, rientro maglia alta, maglia alta nell'archetto successivo. Scusate, non so perché si è andato a incastrare il filo. Quindi maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Quindi vedrete, in questa maniera ho allargato la lavorazione senza però andare a fare ulteriori catenelle di separazione. Vi ricordo di fare questa operazione lateralmente in modo tale che non si noti, e questo vi permetterà, se lo fate entrambi i lati, di allargare un pochetto la lavorazione, e naturalmente potete farlo più volte.
se tipo volete fare, se volete fare una maglia molto larga, invece di farlo soltanto lateralmente, soltanto sulla ventaglio laterale, potete farlo anche su quello prima e quello dopo, in modo tale che si allarga molto di più la vostra lavorazione. Io, come vedete, adesso però procedo normalmente e poi vi dirò se ho fatto degli aumenti, a quanti giri sono andata a farli. E poi vedremo come andare a cucire i nostri due rettangoli sopra. Sotto naturalmente cuciremo normalmente per chiudere la lavorazione qui sotto, però vedremo anche sopra come andarlo a cucire. Allora, ho terminato la parte inferiore della mia maglia, ho fatto un totale di 30 giri. Alla fine ho deciso di fermarmi a fare una maglia e vi dico che io gli aumenti l'ho fatti al nono e al tredicesimo giro. Quindi ho fatto questi due aumenti al nono e al tredicesimo giro per avere la maglia più sfiancata, giustamente dalla vita in giù. Quindi ripeto, io ho fatto un totale di 30 giri, al nono e al tredicesimo sono andata a fare i miei aumenti. Adesso non rimane che cucire le maniche. Allora, io ho cucito la parte inferiore delle mie maniche passando sempre dall'esterno di ogni maglia, dal filetto esterno di ogni maglia, mentre per la parte sopra ho cucito soltanto una manica perché volevo farvi capire bene come sono andata a cucire. Dall'esterno verso l'interno io ho cucito per 17 centimetri, che sono circa 9 ventagli. In realtà sono 7 più sono scusate, sono 8 più le due maglie alte. Ho lasciato liberi 5 ventagli e sono andata a cucire il sesto, facendo soltanto un piccolo punto. Questo perché voglio lasciare la spalla un po' scoperta, non tantissimo, giusto un peletto per fare quella cosa un po' sexy, mettiamola così. Naturalmente farò la stessa cosa anche dall'altra parte. Lasciando i 5 ventagli liberi, io ho un'apertura di circa 12 centimetri. Quindi diciamo che in totale io sono andata a cucire per circa 30 centimetri. Quindi questa è tutta la cucitura che ho fatto, però come vi ho detto ho lasciato liberi questi 5 ventagli per avere la spalla scoperta. Quindi prima di fare questa cosa io sono andata a mettere dei marcatori. Ho fatto diversi, diciamo, diversi, ho spostato ogni tanto per vedere quanto dovevo andare a lasciare la mia scollo aperto. Non volevo uno scollo troppo chiuso né troppo largo, appunto perché volevo che l'apertura fosse proprio sulla spalla. Quindi ho fatto diversi tentativi. Vi faccio capire che a un certo punto ho fatto qui soltanto 6 ventagli per lasciare lo spacco più aperto, ma poi non mi piaceva. Ho cercato di fare lo scollo un po' più largo, ma poi andavo troppo già alla spalla. E quindi non andava bene lo spacco, quindi ho cambiato diverse volte il mio marcatore. Però vi ripeto, per poter avere l'apertura proprio dove volevo io, quindi sulla spalla, io ho lasciato liberi 12 centimetri dove sono andata a fare appunto il mio puntino per unire il ventaglio dietro con quello avanti. Ora, per una taglia M o L mi è difficile darvi indicazioni precise. Quello che vi posso dire magari è di mettere un ventaglio in meno qui, quindi invece di farne 9 comprese le maglie alte ne fate 8, e di lasciare invece e di spostare anche il vostro qui, invece di lasciate sempre 5 aperti, e nel sesto andate a mettere il vostro puntino, il secondo marcatore, però lo avrete comunque un po' più spostato rispetto a me. Questo perché comunque lo scollo vostro deve essere un po' più largo del mio, quindi andate a togliere un ventaglio dallo scollo per averlo più largo del mio, così vi trovate. Quindi questa è più o meno l'indicazione che vi posso dare. Ora quindi io andrò a cucire anche questa manica e quindi la mia maglia sarà terminata. Sapete che ho dei bordini, quindi non farò bordino, lascerò così. Forse no, nemmeno qui la farò, lascerò la manica così come è venuta, mi piace comunque, quindi va benissimo così. Ok,
cucito le maniche e mi è arrivato il filato che volevo abbinare per farci un bello smanicato sopra, in realtà tipo uno spolverino senza maniche. Si tratta del filato della Mistrico Filati linea cowboy, che serve soprattutto per fare borse, perché è una sorta di velluto, se così vogliamo dirlo. Ve lo faccio vedere dalla telecamera. Mi sono arrivati tantissimi colori e io comunque ho scelto di utilizzare il nero, ma voi potete usare qualsiasi tipo di colore che si abbini al colore della maglia. Io ho deciso questa volta di puntare sul nero e vi dico già quindi che io farò questo spolverino riutilizzando, quindi non ve lo faccio vedere ma mi dico soltanto quante catenelle, riutilizzando il punto che abbiamo fatto sopra della maglia, quindi i nostri 3 giri. Vi ricordo che il multiplo è di 5 più 4, e infatti io ho già iniziato a lavorare, eccomi qui, a lavorare al mio spolverino. Vedete, poi verrà chiuso così, e io ho montato un totale di 135 maglie, ottenendo così, scusate, misuro e ve lo faccio vedere, ottenendo così una larghezza di 66 centimetri. Ora io sto lavorando anche questo filato con l'uncinetto del 4,5, e naturalmente deve essere uno spolverino lungo, quindi sto lavorando parecchio. Il mio è nero, ma voi potete utilizzare qualsiasi tipo di colore. Dicevo, quindi ho utilizzato il nero, però non vi faccio rivedere il punto perché è lo stesso della maglia, quindi le due maglie alte iniziali, il ventaglio nel primo giro e nei due giri successivi gli archetti di 3 catenelle. Per una taglia M io vi consiglio di mettere almeno, se lo volete più chiuso rispetto a quello che avete visto all'inizio del video, a me di montare almeno 20 catenelle in più, mentre per una taglia L andate a calcolare almeno un 40 catenelle in più rispetto a me. Ricordatevi sempre che il multiplo è di 5 con 4 catenelle e si ripetono sempre i 3 giri. Allora, ho lavorato questi 3 giri per 18 volte, mi è venuto bello lungo lo spolverino, guardate che bello, e sono andata quindi a mettere il mio marcatore. Io ho un totale di 30 ventagli più le due maglie alte a destra e a sinistra. Io ho fatto in questa maniera, ho messo, ecco così si vede, ho messo le due maglie alte, poi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ventagli e ho messo il marcatore. Stessa cosa da quest'altro lato, le due maglie alte, 6 ventagli, e sono andata a mettere il marcatore subito dopo il ventaglio successivo. Allora, per una taglia M, una taglia L, mi raccomando, naturalmente qui o anche XL dovete mettere più ventagli rispetto a me. Io direi che ne dovete andare a mettere almeno 2 in più per lato e poi il resto dietro. E per la lavorazione fate in modo che l'ultimo giro sia il vostro primo giro, in modo tale che vi sarà più facile appunto contare i ventagli e andare a mettere in marcatore. Adesso si inizia normalmente, io devo fare il giro con gli archetti, quindi vado in questa maniera, vado a fare una maglia bassa nella prima maglia alta e poi normalmente le mie 3 catenelle. La cosa che mi piace di questa lavorazione con questo tipo di filato è che viene veramente particolare, è molto non lineare, chiamiamola così, perché questo filato, essendo un po' rigido, perché è adatto soprattutto per fare borse, ti fa venire questa lavorazione veramente molto molto particolare e mi piace tantissimo. Vedete, ha questa irregolarità che è bellissima, è qualcosa di diverso dal solito. Allora, quindi 3 catenelle, voglio solo farvi vedere come andare a terminare l'ultimo giro, quindi ancora 3 catenelle, quindi ci troviamo dove abbiamo l'ultimo ventaglio e noi andremo a fare 3 catenelle, ma invece di entrare nell'archetto entriamo nell'ultima maglia alta. Poi si lavora normalmente, quindi come abbiamo sempre lavorato, 5 catenelle, si entra nella maglia alta nell'archetto e si va a fare una maglia bassa. Lavorando in questa maniera tenete presente che quando andrete a fare poi di nuovo il giro dei ventagli non ve ne troverete più 6 ma 5 e 2 di gruppi di maglie alte, una all'inizio e una alla fine. Faremo questo per tutti i lati, sia a sinistra che al centro. Io naturalmente anche in questo caso vi dirò quante volte sono andata a ripetere la lavorazione. Deve essere smanicato, quindi voglio fare una
altezza, diciamo, che sia almeno di 17 centimetri, quando io solitamente le faccio di qui massimo 15-15,5 centimetri. Quindi fatela più lunga del solito in modo tale da avere questo spolverino dallo scalfo molto largo. Allora, ho terminato i miei due pezzi avanti e il mio pezzo dietro, ho ripetuto i tre giri per 1, 2, 3, 4, terminando sempre con il giro di maglie alte, e la stessa cosa da quest'altro lato e dietro. Quindi in me lo scalfo mi è venuto di circa, scusate che lo tiro bene, 16,5 centimetri, quindi ho lo scalfo di 16,5 centimetri e per me va benissimo. Quindi anche il nostro spolverino è terminato.